Dottor Confalonieri, adesso è un periodo di grande cambiamento per il paese, insomma il post pandemia ha ridisegnato un po' l'economia globale. Quali sono le sfide e le opportunità per le imprese? Allora, diciamo che noi lavoriamo nel settore del mobile arredo, oggi abbiamo la possibilità di guardare allo sviluppo e l'impatto che ha avuto il mondo dopo la pandemia. Abbiamo avuto dei volumi crescenti, abbiamo avuto nuove opportunità in termini di digitalizzazione, in termini di rinnovo del parco industriale. Questo dovrebbe portarci a nuove efficienze operative, nuova creatività, nuove opportunità. Quindi diciamo che il post-Covid per noi e per la nostra filiera è assolutamente positivo. Quali sono le prospettive del mondo dell'arredo e dell'Italia in particolare? Che ruolo può giocare a livello globale? Ma l'Italia in ambito globale ha sempre giocato un ruolo molto importante, il Made in Italy oggi è ancora assolutamente un fattore trainante d'eccellenza. Sicuramente abbiamo l'opportunità abbiamo compreso durante questo momento difficile che la casa e diciamo, l'involucro nel quale viviamo sono punti essenziali della nostra vita e quindi se prima tendevamo a investire su ciò che era la parte esterna rispetto all'abitazione, oggi invece nel mondo dell'abitazione noi abbiamo capito che possiamo vivere, possiamo lavorare e quindi siamo ritornati più baricentrici su quello che è il mondo dell'arredo per la casa. Questo ha portato a un forte sviluppo di domanda e per cui tutta la filiera oggi è molto impegnata nel fornire e nel sfruttare queste opportunità. Grazie.